plugin di Vimer si presenta all'interno di Revit con un tab dedicato EasyBeam. La creazione di un nuovo punto di comando o punto presa passa per il configuratore, disponibile all'interno del tab attraverso il comando Configura. L'interfaccia offre la possibilità di bypassare la numerazione automatica e forzare il numero della scatola in inserimento. Assegnare una sigla e descrizioni identificative della composizione per essere richiamate poi da alcune tipologie di distinte. È possibile inoltre assegnare la quota di posizionamento verticale a partire dal piano del finito. Può essere creata una composizione generica o una specifica con dispositivi Vimer, definendone la serie civile, la tipologia e finitura per la placca e per la tipologia di posa. Vanno selezionati i dispositivi da inserire, navigando il menu o ricercando il dispositivo per parola chiave. Nel caso di dispositivi Vimer, è possibile verificare il codice del dispositivo selezionato nella parte bassa del menu di navigazione. È possibile completare la composizione inserendo in automatico il copriforo nelle posizioni lasciate libere. Confermando l'inserimento, il plugin raccoglie tutti i modelli BIM, compone il punto appena definito e lo rende disponibile sul puntatore per dare la possibilità all'utente di posizionarlo a piacere, utilizzando gli snap su piani di lavoro o superfici. La composizione in pianta viene identificata attraverso un'etichetta che riporta i dispositivi inseriti, la quota di installazione ed il numero della scatola. L'etichetta è caratterizzata da un bordo che identifica la natura generica della composizione o la serie selezionata e la tipologia di posa. La rappresentazione tridimensionale riporta sempre gli ingombri effettivi e nei tre livelli di dettaglio è sempre possibile identificare i dispositivi inseriti.